Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi ragazzi voglio proporvi un acqua detox brucia grassi. Ebbene sì, avete capito, io non vedevo assolutamente l'ora di provarla e quando l'ho testata ragazzi ho detto no vabbè, devo assolutamente condividere questa tipologia di video con tutte voi. Comunque iniziamo subito. Allora, questa qui ragazzi è una ricetta veramente semplicissima e super super veloce, ci mettete super giù 10 minuti a prepararla. Allora, l'acqua detox è aromatizzata al limone, zenzero e cetriolo ed è davvero ragazzi molto molto dissetante e digestiva, ma soprattutto come ho detto prima brucia grassi. Allora, potete berla come bevanda pomeridiana, potete affiancarla alla vostra colazione dopo i pasti, oppure se vi va a berla da sola, insomma quando più vi pare e più vi piace. Insomma, l'unica cosa ovviamente da tenere sempre a mente è che dovete cercare di affiancarla ad un'alimentazione sana, in modo da vedere comunque quanto prima i suoi benefici. Ovviamente se bevete questo tipo di acqua la sera non andate all'Old Wild West, perché non penso sia il caso. Comunque avremo bisogno di un cetriolo, un limone, un pezzettino di zenzero e poi se volete come optional, insomma però è facoltativo, potete aggiungere anche delle foglie di menta. Il cetriolo, come voi ben sapete, ha un'azione lenitiva, idratante e drenante, oltre ad avere un sapore freschissimo che a me piace da morire. Il limone, ormai si sa in tutto il mondo, è ottimo per bruciare i grassi, soprattutto bere un bicchiere o due di acqua calda la mattina appena svegli. È davvero lo step principale per iniziare a bruciare i grassi. E subito dopo un bel pezzettino di zenzero che diciamo ha un bel sapore deciso, infatti come avete visto io ne ho tagliata solamente metà perché per me è un pochino troppo forte, però lo zenzero ha davvero mille proprietà e una fra di queste è che stimola le nostre funzioni intestinali. Comunque lavate con cura tutti gli ingredienti, insistete un pochino di più sulla boccia del cetriolo e del limone. A questo punto pelate anche lo zenzero e iniziate a tagliare il tutto in piccole quantità come faccio io. Versate tutto all'interno di una caraffa da un litro più o meno, aggiungete l'acqua, coprite e conservate in frigo per almeno 3-4 ore. Questo qui è il tempo in cui deve stare la nostra bevanda all'interno del frigorifero, in modo che non solo si rinfreschi ma che inizi soprattutto a liberare tutte le sue proprietà. È una bevanda ragazzi che a me piace tantissimo bere ultimamente e niente, l'ho scoperta da poco perché alla fin fine non mi ero mai cimentata nella preparazione di queste bevande, però vi dico, da quando l'ho scoperta sì è vero, lo zenzero si sente un pochino, però secondo il mio gusto personale prevale un pochino di più il cetriolo e quindi la bevo con molta voglia, soprattutto durante la mattina quando mi sveglio prima di bere il caffè, e mi piace anche berla mentre ad esempio edito dei video nel pomeriggio. Non lo so, mi rinfresca veramente tantissimo. Comunque questa qui ragazzi era la mia idea per un acqua detox brucia grassi. Io spero che questa sia stata un'idea che vi abbia potuto ispirare in qualche modo. Ricordatevi di seguirmi sul mio canale, iscrivetevi, mettete tanti pollici in su se questa tipologia di video vi è piaciuta e commentate tutto quello che volete, anzi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto commentando qui sotto con un limone. Noi ragazzi, se vi va, ci vediamo nel prossimo video e io vi mando come sempre un bacione grandissimo, ciao!